Luigi Randazzo, è andata bene alla fine, una bella vittoria, una partita sofferta, però ci avete messo il cuore e l'anima. Sì, sapevamo sarebbe stata una battaglia ogni set, noi siamo partiti bene, poi loro sono venuti su, abbiamo iniziato a battere peggio noi. Sì, dobbiamo un po' levare questi blackout che abbiamo perché non ci portano del bene al nostro gioco, però sì, siamo felici per la vittoria perché c'è stata una reazione e quindi adesso da lunedì ricominciamo a lavorare per domenica prossima. Il quarto set cosa è cambiato? Perché avete veramente dato la scossa a questa partita. Sì, ma magari ci abbiamo creduto un po' di più, anche perché dopo un primo set vinto in modo agevole loro sono venuti sotto abbastanza forte, quindi siamo un po' rimasti così sorpresi. Poi il quarto ci siamo ripresi anche con una certa voglia in più sicuramente. L'emozione per questa prima vittoria? Ma sì, sottanto, anche perché il palazzetto era abbastanza pieno, la gente voleva questa vittoria e soprattutto serviva anche per l'ambiente, perché magari così arriverà molta più gente a tifare. Difficile anche perché senza l'opposto, insomma, è stata una partita particolare. Sì, diciamo che io non me ne sono neanche accorto, cioè l'ho visto alla fine che zoppicava, non so ancora cosa sia successo, devo capirlo, però sì, peccato, adesso speriamo non sia nulla di grave, però siamo stati anche bravi che anche senza l'opposto ci siamo fatti valere. Vittoria con Padova un po' la base per costruire questa stagione da ora in avanti. Sì, assolutamente, anche perché queste sono le squadre un po' sotto e quindi volevamo fare bene appunto soprattutto con queste squadre e poi in casa. Adesso domenica prossima ci aspetta Macerata, una partita sicuramente difficile, però che noi vogliamo fare bene e quindi lavoreremo forte.